Salve ragazzi e bentornati dal vostro Guru Mike. Oggi siamo tornati sul canale per un nuovo video spacchettamento di carte Pokémon. Oggi andiamo ad aprire un box giapponese di Matchless Fighters, questa nuovissima espansione che uscirà da noi in Italia, insomma in Occidente, il 18 di giugno. E sarà Regno Glaciale, veramente veramente devastante, con i tre uccelli leggendari di Galar, poi con le forme alternative di Slowking, di Blaziken e degli Urshifu. Veramente tanta tanta roba questa espansione, tanto tanto amata. Bene, prima di iniziare a spacchettare vi volevo parlare però di una cosa. Ho iniziato da poco una collaborazione con dei ragazzi e come me anche loro spacchettano anche sul TGC e se volete andarla a vedere, anzi vi consiglio di andarla a vedere e di seguire e vi lascio qui sotto il loro link in descrizione. Bene, detto questo, andiamo ad aprirlo. Oh vai, apriamo tutto. Eccola qua. Apriamo la plastica. Eccole qui, aperte. Bene, per questo video andremo ad aprire le prime 15 bustine dalla parte di destra. Perfetto, mettiamo il box qui da una parte. Andiamoci ad aprire queste bellissime 15 bustine di questo box giapponese da paura. Ok, io come sempre, prima di iniziare, ovviamente vi ricordo di lasciare un bel like al video e di iscrivervi e di attivare la campanella per non perdervi niente di questi strepitosi contenuti che vi porto. Bene, andiamo con il primo pacchetto. Oh, guardate come sono belle queste carte giapponesi. Veramente tanta tanta roba. Allora, il trick è da 1. Vediamo un po'. Allora, un bellissimo allenatore. Delibird. Poi abbiamo un Lantern. Questo qui è... Non lo conosco. E infine un Kakuna. Bello. Bell'artwork. Beh, primo pacchetto un po' nullo. Ci può stare, ci può stare. Questi box giapponesi ovviamente hanno i pull assicurati. Si aprono, devo dire, molto bene. Ok, andiamo con il secondo pacchetto. Un'altra bellissima allenatrice. Weedle. Questo è Milseri, se non erro. Poi abbiamo Diglett, bello bello. E infine Attrin. Attrin. Va bene. No, questa è Attrem, la pre-evoluzione, se non sbaglio. Non vedendo gli scritti, i nomi, vado un po' a memoria, vado un po' a memoria. Bene, andiamo con un altro pacchetto. Ok. Ecco qua. Uno e vai. Allora, abbiamo una trainer. Poi, questo è Zangoose. Vediamo un po' se mette a fuoco. Ecco qua. Zangoose con un artwork, devo dire, devastante. Questo non so chi sia. Bello. E un Ductrio. Bello.
Bello bello, però per ora niente drop, primi tre pacchetti un po' così. Bene, andiamo con il prossimo. Qua mi è rimasto la trainer, mettiamo da una parte, perfetto. Andiamo, dai. Dai, su, devo uscire il primo drop, eh. Allora, abbiamo questo lucertolone. Un cagnolino. Questo è boh, non me lo ricordo. Bellissimo Heracross. Bello, bello, bello. Scusate per i nomi, ma... Oh, abbiamo la prima olografica che è Inteleon. Bello. Bello, bello. Prima olografica di questo set. Tanta, tanta roba. Bella bella, mettiamo qui subito la prima olografica. Bene, e la prima olografica l'abbiamo trovata. Ora però vogliamo un bel drop, eh? Allora, andiamo con il prossimo pacchetto. Oh vai. Ok. Trainer. Questo è Sirfetch'd. Carvagna, abbiamo Scrafty e sotto niente, un pipistrello che non conosco, sarà delle nuove generazioni. Va bene, ancora niente drop, vorrà dire che ce le stiamo tenendo tutti per la fine. Ok. Prossima bustina, vediamo un po' se questa è la bustina giusta per droppare qualcosina. Per iniziare a vedere qualcosina. Oh, oh vai. Allora, abbiamo l'evoluzione del cane di prima, la pre-evoluzione. Poi abbiamo Soble. Un lucertolone e sotto un'altra holo che è Attrin. Attrin holo, un'altra olografica che va qua vicino a Inteleon. Dai, su, però prime 6-7 bustine qua ancora nulla, eh. Vogliamo un drop, vogliamo quel drop, dai. Una bella alternative subito così. Allora, trainer. Questo è Hatrim. Un piccione. Questo coso qua. E sotto niente. Questa qui. Che non so chi sia. Perfetto. Perfetto. Ok. Ancora nulla. Ma ce le stiamo tenendo tutti per dopo. Io. Vediamo un po', allora, vediamo un po' se si arriva a vedere qualcosa. Ok, questo no, non so chi sia, scusate, ma questi Pokémon delle nuove espansioni non li conosco. Cercherò, questo è Tentacool. Questo è Yamask. E sotto abbiamo la prima V che è Articuno, eccolo, la prima droppata. È una V, Articuno V, bella, veramente veramente bello Articuno. Bello bello bello. Bene, lo mettiamo qua. E la prima V l'abbiamo trovata. Però ce le stanno facendo sudare. Sono tutte in fondo le carte buone. Ok, allora andiamo col prossimo pacchetto. Una lampada trainer. Questo qui che non so chi sia. Poi abbiamo un Cinchu, Diglett e niente, uno Sharpedo. Bello, però niente di che. Le carte giapponesi sono veramente fantastiche. Veramente, veramente fatte bene.
Bene, bene. Rispetto a quelle europee, comunque, tutt'altra storia, secondo me. Bene, andiamo con il prossimo pacchetto. E vediamo di droppare qualcosa, eh? Ok, allora, abbiamo l'evoluzione di Soble, questa roba qua, bello, per carità, bello bello, Minzeri, questo è, non mi ricordo come si chiama. E poi sotto, attenzione, abbiamo un'altra V, no, VMAX, la prima VMAX. Vediamo un po' l'energia. Fuoco, forse è Blaziken. Eccolo qui, proprio lui, Blaziken. Mamma mia, che spettacolo Blaziken. Devastante, devastante. Guardate lì, che colori. Fuori di testa questa carta. Bella, bella, bella. Devo dire, bella bella bella. Mamma mia. Spettacolare. Dopo le andrò a slivare tutte quante. Bene. Ci mancano le ultime 6 bustine. Bene. Siamo a poco più della metà. Andiamo con la prossima. Ok. Allora. Uno Scrafty, sempre Sirfetch'd, Soble, Athena e sotto abbiamo Ethrim. Evoluzione. Bene, pacco nullo, perfetto, perfetto, perfetto. Dai, vogliamo trovare ancora qualcosa in queste prime 15 bustine, eh? Una VMAX è un po' pochino, va bene che ce le teniamo tutte per dopo, però vogliamo trovare qualcos'altro. Abbiamo Sirfetch'd in un'altra forma, un altro artwork, poi Yamask, Lantern, questo coso qui, e sotto, attenzione, una olografica che è proprio lui, Urshifu. Questo credo sia colpo pluricolpo, se non erro. Pluricolpo. Bene, un'altra olografica. Va bene, ci può stare, ci può stare. Bello comunque Urshifu. Belle le sue versioni alternative. Magari pullarle sarebbe veramente top. Ok. Andiamo con un altro pacchetto. Vediamo un po'. Allora, un'altra trainer. Anche sbussare una bella trainer sarebbe veramente ottimo. Attenzione. Allora, Delibird. Questo coso orrendo. Questo che è una roba devastante, ma non capisco che cosa sia. E infine abbiamo questo coso. Che roba è? Orribile, orribile. Pokémon orrendo. Perfetto. Andiamo con ora la penultima bustina delle prime 15. Vediamo un po' di pullare qualcos'altro perché una V e una VMAX è ancora poco. Vediamo. Allora, bello questo Tentacruel. Poi abbiamo questo pipistrello piccolino. Un altro trifoglio qui, questo panda incazzato nero e infine oh, abbiamo un'altra V che è la numero 37, vediamo un po', tipo lotta, eccolo qui, Zapdos di Alola, Zapdos di Alola, bello, quest'artwork qui è veramente bello, veramente veramente bello. Tanta roba. Oh, finalmente, via, un'altra V. E allora, tutte le cose succulenti ce le vogliono lasciare per la parte sinistra del box.
Via, andiamo ora con l'ultima bustina. L'ultima bustina, vediamo un po' che cosa ci serve. Ok. Allora, giubbotto antiproiettile qua, immagino. Carvagna, bellissimo Zangus, Heracross, spettacolare, e poi infine abbiamo un Ductrio che già abbiamo trovato prima, però guardate che bello questo Heracross, devastante, bella bella carta, e poi Pokémon che a me affascina particolarmente. Bene, per questa prima parte di box abbiamo trovato due V e una VMAX belle belle, devo dire, queste due uccelli leggendari escono praticamente spesso da quel che ho potuto vedere, e poi anche questo Blaziken VMAX spettacolare, e poi anche tre olografiche, Urshifu, Attrin e Inteleon. Belle belle, dai, tre olo e due V e una VMAX per le prime 15 bustine. Bene, io vi ricordo di lasciare like se ovviamente vi piacciono questi video, spolliciate, iscrivetevi e vi aspetto tra qualche giorno che andremo ad aprire l'altra parte di box. Ciao ragazzi, alla prossima!